un elastico blu, un elastico giallo. Mettiamo qua tra indice e indice l'elastico blu, mettiamo qui tra mignolo e mignolo l'elastico giallo. Qual è la caratteristica di questi elastici? La caratteristica di essere davvero molto molto elastici, tant'è che se tu hai un elastico così elastico, lo metti a contatto con un altro elastico altrettanto elastico, la sensazione che puoi dare è che i due elastici in qualche modo si fondono e passano uno all'interno dell'altro. Sì, questa è la sensazione che puoi dare, un elastico all'interno dell'altro. Ora, se i due elastici sono davvero così, uno dentro l'altro, concatenati in questo modo, ci vuole davvero molto poco per far sì che i due elastici possano liberarsi e tornare di nuovo ad essere uno e due elastici così separati. Uno e due elastici separati. Bene, siamo alla spiegazione degli elastici che si intrecciano. Per fare questo gioco abbiamo bisogno di due elastici di colore differente. Base di partenza si mette su indice indice, poi su mignolo mignolo. Il movimento base è questo: tocchi con il pollice e crei questa cosa qua, e vuol dire intrecciare l'elastico sia in questo punto che in questo punto. Come facciamo questa mossa? La vediamo nel dettaglio. Libero, ritorniamo alla base di partenza, si fa in questo modo: con il pollice scendiamo verso il basso e ci andiamo a infilare da qui a qui dentro. Alziamo il pollice, queste due dita si vanno a posizionare così, prendono e tirano sotto e siamo nella posizione. A questo punto basterà togliere queste due dita per far vedere gli elastici intrecciati, ma quando noi facciamo questo movimento distraiamo con i pollici, prendiamo sopra e sopra, distraiamo e lasceremo queste due dita così. Bene, gli elastici sono intrecciati, possiamo far vedere avanti e dietro, possiamo ruotare, in realtà ruoterà ma passerà sempre qua dentro, quindi è intrecciato due volte, in realtà è virtualmente libero ma sembra intrecciato. Facciamo ancora vedere, possiamo mettere in evidenza sollevando questa zona, chiaramente tutto lo possiamo fare ogni volta sia da una parte che dall'altra perché non si vede né di qua né di qua, e quando lo vogliamo liberare basterà togliere queste due dita, quindi attiriamo l'attenzione e poi togliamo queste dita, 1, 2, 3, gli elastici si liberano e siamo alla fine del gioco. Che volta! Frittata! Concittadino! Ricordati, vota il video! Vota il video, vota il video, vota il video.